Cosa succede fra Sofico Degoni e Alessandro Basciano? Si sono lasciati, ma qualcosa bolle in pentola. Scopri perché. Sofico Degoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, di nuovo. Ma cosa succede? Lui ha un'altra, mentre lei sarebbe il terzo incomodo fra Aaron Piper e un'altra ragazza. Di recente si è parlato molto di Sofia e Basciano. Lo scorso ottobre, entrambi, nello studio di Verissimo, hanno parlato della fine della loro relazione. Lei sosteneva che lui fosse stato un despota, tanto da arrivare a tirarle uno schiaffo sul viso mentre si trovavano a Mykonos. Lui, invece, ha riferito che lei fosse vittima di sua madre e di un cartomante. Insomma, Sofico Degoni e Alessandro Basciano se ne sono dette di tutti i colori, e mentre lui pregava che tornassero insieme, lei suggeriva di non poter perdonare una persona che le aveva messo le mani addosso. Le premesse erano buone, ma l'epilogo è stato tragico. I due ex GFini sono tornati insieme, senza però uscire davvero allo scoperto. Forse per buon senso, forse per vergogna, Sofia e Alessandro sono stati visti insieme da paparazzi e curiosi, ma sui social hanno continuato a mostrare la loro vita singolarmente, senza mai coinvolgere l'altro. Nelle scorse settimane, poi, si è parlato dell'ennesima rottura, avvenuta a causa delle famiglie di entrambi. Sofico Degoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, mentre aumentano le indiscrezioni sulla rottura di Sofico Degoni e Alessandro Basciano, cresce anche l'idea che i due vogliano comunque mantenere un buon rapporto per il bene di Céline Blu, la figlia nata dalla coppia lo scorso anno. Il ritorno di fiamma, dunque, non ha avuto affatto un lieto fine. Dal punto di vista sentimentale, infatti, Sofia e Alessandro hanno preso due strade diverse, come successo già qualche mese fa. Nonostante Basciano dichiarasse di voler lottare con tutto se stesso per ritrovare lo splendido legame con la Codegoni, il rapporto non ha retto. La situazione oggi è del tutto diversa, con chi sta il DJ? Alessandro Basciano, secondo il magazine, chi avrebbe trovato un'altra, a detta del settimanale, anche il DJ avrebbe compreso che una storia con Sofico Degoni non è possibile, sebbene le intenzioni fossero giuste. Dunque l'ex GFino ha iniziato a frequentare un'altra donna. Ma chi? A Ibiza, Alessandro Basciano avrebbe conosciuto una ragazza che gli ha fatto perdere la testa. Sofico Degoni sa tutto ed è d'accordo, anche perché come sappiamo a sua volta starebbe frequentando il famosissimo Aaron Piper, attore spagnolo visto in serie e film di successo targati Netflix. Perché l'ex GFina è terza incomodo? Tutto molto bello, se non fosse per un dettaglio che rischia di infrangere i sogni di Sofico Degoni, mentre Alessandro Basciano frequenta un'altra, lei starebbe uscendo con Aaron Piper, che però non ha occhi solo per l'interessata, bensì anche per qualcun'altra. In che senso? Sembra che l'attore spagnolo abbia conosciuto l'ex volto di Uomini e Donne durante la settimana della moda a Milano. L'incontro sarebbe avvenuto al Lucid e per lei sarebbe scattato il colpo di fulmine. Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero anche passato una giornata intera in una camera di albergo del capoluogo lombardo. Nonostante le premesse siano buone, però, è qui che casca l'asino. Aaron Piper è davvero preso da Sofico Degoni? A quanto pare non abbastanza. Perché? All'interno di questa storia arriva un'altra persona. L'indiscrezione è stata data da Deianira Marzano, in diretta su Radio Marte. L'attore spagnolo starebbe frequentando anche un'altra ragazza. Chi è? Le parole dell'esperta di gossip. Ci sono delle novità. Ancora, poi, Deianira ha aggiunto quanto segue. Nel corso dell'incontro, in quei giorni tra Sofico Degoni c'è stato un terzo incomodo, una donna. Tra l'altro è una mia follower, perché lo sai che io sono internazionale e mi seguono tutti. E ho le prove di quello che dico, solo con le prove mi muovo. La conferma,
Anche Gabriele Parpiglia ha confermato che l'attore non starebbe frequentando solo l'ex di Alessandro Basciano, ma anche un'altra ragazza misteriosa. Prima di venire qui in diretta abbiamo visto tutte le prove perché non vogliamo avere delle querele da nessuno. Ho visto le chat dietro le quinte e ascoltato gli audio, la ragazza però ha chiesto l'anonimato. Sophie Codegoni, però, sarebbe presissima, sempre Parpiglia ha aggiunto. Io ho visto le prove, i messaggi di Aaron Piper nella chat, lui corteggiava questa donna. Cosa le scriveva? La stava corteggiando, poi l'ha anche invitata a raggiungerlo a Palazzo Parigi proprio nei giorni in cui lui era con Sophie. Aaron, invece, si starebbe ancora guardando attorno. Però voglio dire che Sophie è presissima da lui e da quando l'ha conosciuto ha rivelato al migliore amico più volte quanto fosse presa, e ho le prove anche su questo. Però Aaron Piper si fa anche i fatti suoi. Tra l'altro questa ragazza l'ha anche appeso, gli ha dato il 2 di picche nonostante fosse Aaron Piper. Triangolo a parte, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati definitivamente e questa è l'unica cosa certa. Tra Sophie e Alessandro è finita definitivamente. Io ho sentito lui e non c'è possibilità di ritorno. La loro storia adesso è irrecuperabile. Sophie Codegoni scopre adesso che Aaron ci ha provato con un'altra.